Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su GamesCollection.tv. Con un po' di ritardo rispetto all'uscita ufficiale nei negozi dello scorso mese di novembre, siamo qui per fare l'unboxing della versione Signature di Gran Turismo 5 per PlayStation 3. Iniziamo subito dicendo due cose. La prima è che si tratta della versione italiana, quindi niente versioni importate dal Regno Unito. La seconda è che il box è enorme, cioè sembra quasi di acquistare una console nuova. Questa è la parte frontale del box esterno di cartone, molto elegante come potete vedere, molto sobria, fondo ale nero con logo di Gran Turismo, Signature Edition ovviamente. E adesso vi voglio far rendere conto della grandezza. Guardate lo spessore del box, un box in cartone, come già detto, che si rovina solo a guardarlo, quindi fate attenzione a come lo maneggiate. Scusate per il riflesso della luce, vediamo la parte in retro del box, quindi alcune immagini di gioco, il logo di Gran Turismo e una panoramica dei contenuti di questa Collector's Edition che adesso andiamo ad aprire. Questo è il contenuto, praticamente la riproduzione di un cofano, che è questo nero come il box con il logo di Gran Turismo in evidenza. Lo apriamo ed ecco qua il contenuto. Prima di tutto il gioco. Gran Turismo 5 per PlayStation 3, chiaro. Versione italiana. Differenze rispetto alla versione standard. Prima di tutto il colore dell'automobile. Nelle versioni standard che trovate nei negozi l'automobile è colorata di arancione e qui invece la classica freccia d'argento Mercedes. Un'altra chicca è, come potete vedere nella parte laterale, Gran Turismo 5 edizione da collezione, che ovviamente non è presente nelle versioni standard e nemmeno quella da speciale con la guida in allegato. Guida appunto che è il secondo contenuto che è presente all'interno del cofano, se proprio possiamo, proprio nel vero senso della parola. Una guida, anche questa bella corposa, tutta a colori, con immagini, tecniche di guida, meccanismi del motore, sospensioni, freni, trasmissioni, informazioni sui circuiti, veramente di tutto. Un ottimo elemento, soprattutto per chi si affaccia al mondo di Gran Turismo per la prima volta. Proseguiamo con il voucher per poter scaricare delle macchine aggiuntive esclusive della versione Signature. Un portachiavi con il logo di Gran Turismo in metallo, veramente bello. Questa invece è una penna USB che riprende ovviamente la forma di un'automobile, della chiave di un'automobile, e al suo interno sono presenti dei contenuti speciali che non ho ancora avuto tempo di visualizzare e che quindi vi farò sapere più avanti. Metterò i commenti direttamente qui sul canale di YouTube. Proseguiamo con un artbook con copertina rigida veramente eccezionale, contenente una breve introduzione del mitico Yamauchi, creatore del gioco. Immagine tutte a colori su carta fotografica molto bella. Ci sono varie immagini delle automobili, si possono vedere i circuiti. Più volte sicuramente tirerete fuori questo artbook per sfogliarlo e farlo vedere ai vostri amici, perché veramente fa un gran bel effetto. Ve lo sfoglierete, vi assicuro che merita di visualizzarlo almeno una volta. Proseguiamo. Contenuto della serie non lo useremo mai, ma pazienza, meno male che c'è. Un portafoglio in pelle, anche questo con il logo di Gran Turismo. Non lo userò mai, come detto, ma pazienza, è giusto così. Fa parte delle Collector Edition. E l'ultimo contenuto è il modellino della Mercedes AMG SLS, tipica, quella famosa appunto pubblicizzata da Mercedes negli ultimi mesi. È presente anche nella copertina del gioco. Che dire, una limited costosa, sì, molto. Direi che vale i soldi spesi, sì, nel senso che comunque i contenuti sono interessanti, è ben fatta, perché al di là della confezione in cartone, che come già detto si rovina solo a guardarlo, il cofano è interamente fatto in metallo, quindi non si rovina. Allora, 189 euro, sì, sono tanti soldi, ma se siete dei fan di Gran Turismo, merita assolutamente.
Detto questo, ricapitoliamo: Gran Turismo 5 per PlayStation 3 in versione Signature Edition. Venite a trovarci sul sito gamescollection.it, vi aspetta. Un saluto dal vostro Miyamoto, ciao e alla prossima.